Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Ultimo episodio della sessione. I modernisti non rispettano le regole del concilio, non riescono a corrompere l'arbitro, il Papa, non possono vincere e allora non rispettano più nemmeno l'arbitro. 21 novembre 1964, alla fine della terza sessione. Vi sono dei malumori dei padri contro Paolo VI. Chiusura della terza sessione. I padri conciliari liberali sono molto scontenti per le ultime decisioni di Paolo VI. Quando questi risale la navata sulla sua sedia gestatoria, molti vescovi restano impassibili e si rifiutano di applaudirlo. Si rifiutano, si astengono. Alla benedizione del Papa si segna solo un vescovo su 10. Aia. Questa è l'ennesima dimostrazione della debolezza del capo, che non ha saputo imporre il rispetto sin dall'inizio. Se non per carisma personale, almeno per severità. E che ora vede paventarsi intorno la possibilità di uno scisma. Bilancio dopo la terza sessione. Allora, i 2400-2200 vescovi si sono forse occupati di religione? Certamente queste informazioni sullo svolgimento dei lavori conciliari del settimanale francese DICI circa del 2002 sono certamente parziali e potrebbero essere di parte tradizionale cattolica. Tuttavia è anche vero che nei documenti finali del concilio non c'è nemmeno un trattato o un capitoletto sulla predicazione. Dunque, sembra proprio che i 2000 e passa vescovi si siano occupati di ristrutturazione ideologica della Chiesa e della revisione del rapporto coi protestanti, con le altre religioni e col mondo. Anche Casper, il cardinal Walter Casper, annotava nel 2013, indirettamente, questo impegno esclusivamente burocratico del concilio. Non basta neanche avere cura soltanto delle questioni di riforma interne alla nostra Chiesa. Queste sono interessanti solo per gli insider. E sempre in quella lettera, Casper si lamentava, a 50 anni dal concilio, dei problemi spirituali dell'uomo comune nel 2013. Già il concilio ha annoverato l'ateismo nelle sue varie modulazioni tra le questioni serie di quest'epoca. Tale situazione da allora si è acuita in modo drammatico. Il problema di oggi è che Dio, per molti, non è più un problema. Ovvero, sembra che non sia più un problema e che la sua esistenza non interessi più. Il problema è l'indifferenza. E ancora in quella lettera, Casper si lamentava della carenza pastorale del clero, senza però mai sollevare il dubbio
su una eventuale responsabilità del Concilio stesso. In tale situazione non possiamo preoccuparci soltanto degli effetti sociali, culturali e politici della fede. E probabilmente con ciò si riferisce al Concilio Vaticano II e anche a Giovanni Paolo II. Considerando la fede in Dio come premessa ovvia, non basta neanche avere cura soltanto delle questioni di riforma interne alla nostra Chiesa, altro riferimento al Concilio, come visto prima. Queste sono interessanti solo per gli insider. Le persone lì fuori, nell'atrio delle genti, che è l'atrio accanto alla parte centrale del Tempio, quindi le persone che stanno dentro il Tempio però non hanno una relazione col cuore del Tempio, hanno altre domande. Da dove vengo e dove vado? Perché, per quale fine esisto? Perché il male? Perché la sofferenza nel mondo? Perché devo soffrire? Come posso trovare felicità? Dove trovare uno che mi sia vicino, mi capisca, mi conforta, conforti, mi dia un po' di speranza? Non dobbiamo parlare di una trascendenza vaga. Forse come fatto dopo il Vaticano II? Ma dobbiamo parlare concretamente del Dio che in Gesù Cristo si è rivelato come Dio con noi e per noi, del Dio infinitamente misericordioso, che ci aspetta, che in ogni situazione ci dà una nuova chance e a cui noi, nella preghiera, possiamo dire Abba, Padre. Ed ora la chiusura. Dobbiamo parlare della misericordia di Dio. Quella misericordia che è, come ha detto Papa Francesco, il nome del nostro Dio. Infatti, questa lettera è stata scritta nell'aprile del 2013, un mesetto dopo l'elezione di Papa Francesco. Ecco, alla fine della lettera, l'ultima speranza di Casper. Papa Francesco, pensaci tu ad applicare il titolo della mia lettera. Interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino, mino. Perché, Papa Francesco? Perché tutte le cose di cui ha scritto, parlare concretamente del Dio e poi Abba, Padre, parlare della misericordia, eccetera, finora, da Paolo VI in poi, non le avrebbero fatte bene. La Chiesa, tutti i vescovi, il post-Concilio Vaticano II. E certamente Papa Francesco di cose ne ha fatte tante. Ha proiettato un documentario sulla facciata del Vaticano II, ha dato una medaglia ad una abortista olandese, ha detto chi sono io per giudicare, ha messo tre righe sulla comunione ai risposati in una nota in fondo al testo di un documento di 325 articoli. Ha fatto il rito e la processione della Pachamama in Vaticano. Ha scritto che tutte le religioni sono volontà di Dio. Ha messo la statua di Martin Lutero nell'aula Paolo VI. Ecco, Casper, con queste iniziative, secondo te, la gente dell'atrio delle genti avrà trovato le risposte a tutte le loro domande? Da dove vengo e dove vado?
perché, per quale fine esisto, perché il male, perché la sofferenza, perché devo soffrire, eccetera. Conclusione? Nessun'altra religione in questi ultimi 60 anni ha fatto tante cose contrarie alla propria tradizione secolare come la religione cattolica. L'uomo comune ci ha guadagnato? No. All'ateismo comunista e all'ateismo liberista si è aggiunto l'ateismo religioso. Terza intersessione. Sono trascorsi quasi 9 mesi dalla fine della sessione precedente. Si saranno calmati gli animi e le scorrettezze? Oppure si saranno accentuate? Dato che la successiva sessione, la quarta, molto probabilmente sarà anche l'ultima? E indagatore, qua c'è il prossimo video.